Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Io un po' di tempo fa, se ricordate, vi avevo annunciato che avrei fatto un video dedicato alle mie candele profumate, però vi avevo detto lo farò poi quando ci avvicineremo al Natale, perché secondo me il video sulle candele profumate è un po' natalizio, perché comunque io ho delle candele anche a tema natalizio, che comunque hanno delle profumazioni che sono più adatte, diciamo, al periodo natalizio, e quindi mi sembrava il momento giusto. Adesso ho deciso però di girare questo video perché l'ho detto un sacco di volte, poi alla fine non lo giravo mai, quindi oggi eccomi qui a girare il video sulle mie candele. Per prima cosa vi voglio far vedere una candela che non è profumata, ma è veramente particolare perché è una candela tipica di Dubrovnik, che è una città della Croazia. In questa città hanno queste candele che sono decorate in un modo particolare, pur non avendo una profumazione. Le candele sono queste. Vedete com'è particolare questa candela? Ha proprio il fiocchetto qua. Sembra un po' una di quelle, sembra un po' un pacchetto regalo se andiamo a vedere. Io ho scelto quella sui toni dell'azzurro, ma ci sono veramente di tutti i colori. Sono sicura che su Google le potete trovare. Io comunque magari vi metto una foto se la trovo, ma se voi mettete candele Dubrovnik vi verranno fuori queste candele molto particolari che loro hanno. Io ho scelto questa forma, ma ne hanno veramente di tutti i tipi. E questa io volevo farvela vedere perché è una candela da collezione. Noi l'abbiamo presa a Dubrovnik perché comunque era proprio il prodotto tipico, la cosa particolare e quindi insomma abbiamo voluto portarci via questo souvenir. Però anche se non fa parte, diciamo, della linea candele profumate, non è una candela comunque che andrei ad accendere perché l'andrei a rovinare, quindi l'andrei a perdere, è una di quelle candele che secondo me meritava di essere vista. E questa è la prima. Poi io le candele le tengo tutte in questa scatola. Però ovviamente ce ne sono alcune che non ci stanno in quella scatola e una è questa. Questa è proprio tipicamente natalizia perché è la profumazione di spezie. È all'interno del vasetto di vetro. È molto bello anche il vasetto perché vedete che è un po' in rilievo, un po' particolare, ha questo bel tappo. Io l'ho lasciata così perché mi piace proprio la confezione, anche se in realtà l'ho comprata l'anno scorso, non è una cosa che ho comprato adesso. Però insomma mi piaceva proprio tutta la confezione. La profumazione, come vi dicevo, è alle spezie, ricorda un po' la cannella, lo zenzero e il cioccolato, è un misto di questi tre profumi, dentro è così, quindi anche la colorazione ricorda le spezie e questa è una di quelle candele talmente profumate che se voi la lasciate aperta in casa anche senza accenderla comunque vi profuma la casa di spezie. Quindi è una cosa veramente molto molto carina e diciamo gustosa, allettante. Poi ho un'altra candela che non accendo perché si andrebbe a rovinare, che è questa, che ha la forma del cannolo siciliano. Questa è una candela che ha proprio anche la profumazione del cannolo siciliano ed è veramente una cosa buonissima. Io la tengo nella libreria davanti ai libri perché è comunque una cosa che mi piace tenere esposta e me l'aveva regalata l'anno scorso la zia del mio compagno. Infatti, se l'anno scorso avevate visto il video sui miei regali di Natale, vi avevo fatto vedere anche quella candela. Poi ne ho una che è proprio tipicamente, tipicamente natalizia, che è questa. Questa qua è rotonda. E ha proprio la slitta di Babbo Natale, l'albero di Natale, il pupazzo di neve, quindi insomma è un po' particolare. E anche queste sono quelle candele che a me dispiace accendere perché si rovinano, le vado a perdere. E sono candele che di solito io tengo solo come decorazione. Questa comunque non è profumata, è proprio una semplice candela normale, quindi io la tengo magari come centrotavola oppure la tengo su un mobile, la tengo vicino all'albero di Natale, però comunque non la accendo, perché poi queste qua magari si trovano in un anno particolare, poi non le trovate più, quindi insomma mi dispiace, è un peccato. Stessa cosa vale per quest'altra candela che ha forma di pupazzo di neve. Questa mi ricorda la mia infanzia, perché questa qui io l'ho sempre vista a casa dei miei genitori. Quando sono venuta a vivere in questa casa me la sono portata via perché mi piaceva tantissimo. E questa davvero penso che abbia più anni di me, quindi è ancora abbastanza in buone condizioni, perché tutto sommato calcolate che io ho 39 anni, quasi 40. Questa candela probabilmente quando sono nata c'era già, quindi fate un po' il conto di quanti anni ha questa candela. E questa è ovvio che io non l'accenderò mai, perché mi ricorda la mia infanzia, perché non voglio perdere questa candela. Però
ed è un po' particolare. Questa mia mamma la teneva sempre sul tavolo a Natale oppure la teneva sul davanzale della finestra, insomma, è veramente un ricordo questa candela. Poi ho questa che ha forma di albero di Natale, che è proprio il classico albero di Natale. Questa invece l'avevo comprata io qualche anno fa e anche questa non l'accendo perché la tengo come decorazione. E direi che queste sono tutte le candele, diciamo a tema natalizio, non profumate che io ho. Un'altra candela che non è natalizia, ma che comunque ha una bella forma, è questa qui che ha la forma della donnina con l'abito, vedete l'abito elegante fatto in questo modo. Questa è una candela che mi aveva regalato mia cugina un bel po' di anni fa e io non l'ho mai accesa perché comunque mi piaceva questa forma. Quindi queste candele un po' strane io non le accendo, le tengo così perché mi piacciono proprio come decorazione. Adesso però voglio farvi vedere quelle candele che invece io accendo, quindi che uso tipicamente per profumare la casa e ne ho tantissime, quindi preparatevi. Allora, la prima è questa che ha il gusto di vaniglia ed è all'interno di un normalissimo barattolo di vetro. Quindi io tolgo il tappo, l'accendo e profuma di vaniglia. È proprio una classica candela, l'ho già usata, quindi vedrete che c'è, vedete, è usata, eccola qua. L'ho accesa un po' di volte, anche se non tantissime volte, però è una cosa che ho già usato. Poi vi faccio vedere anche questo che è quello che utilizzo come portacandele. Questo è proprio della Yankee Candle, eccolo qua. E io qui vado a mettere le candele di questa dimensione qua e le accendo. Quindi adesso dentro qui c'è quella all'orchidea bianca. La profumazione di questa qui è l'orchidea bianca. Non l'ho ancora finita perché comunque si consumano molto lentamente queste candele e non le accendo proprio tutti i giorni. Quindi insomma ce n'ho ancora un bel po'. Poi vi faccio vedere delle candele che sono un'imitazione delle Yankee Candle e poi ve ne faccio vedere invece alcune originali. Dunque, la prima è questa qui, che è profumo di fiori e frutta esotica. Eccola qua. Questa è molto carina, è arancione, questa è più estiva, quindi diciamo che adesso forse non l'accenderei perché frutto esotico, fiore esotico, comunque mi ricorda di più l'estate, però è una candela comunque carina, ha un bel colore. Poi ho questa candela bianca, anche questa è abbastanza estiva ed è la profumazione fiori con i petali bianchi, insomma la traduzione dall'inglese credo che sia fiori con i petali bianchi o qualcosa del genere, comunque la profumazione di fiori, eccola qua, ed è comunque anche questa molto profumata, però è una profumazione delicata che ricorda molto il classico profumo di pulito, avete presente il profumo di pulito, quello che assomiglia anche un po' al sapone in realtà, però qui ci sono disegnati dei fiori, quindi credo che siano fiori. Però è molto profumata, ma io direi che è più adatta anche questa per il periodo primaverile estivo. Poi vi faccio vedere questa che è alla mela ed è all'interno del barattolino confezionata in questo modo. Questa è un'altra di quelle candele che ancora non ho acceso, però ha una profumazione di mela verde abbastanza intensa ed è comunque carina proprio anche la confezione fatta così. Poi, sempre in tema primaverile, ho questa qui, che è quella ai fiori di primavera. Eccola qua. Questa ha una profumazione molto delicata, proprio ai fiori, effettivamente sa di fiori. Poi ho questa che ha la profumazione di pompelmo rosa. Eccolo qua. Questa ha anche una profumazione abbastanza intensa, però delicata, quindi non quelle profumazioni che danno fastidio. Adesso io spero che arriveremo presto a quelle natalizie, perché io ho detto aspetto il Natale, combinazione, mi stanno venendo fuori tutte le profumazioni primaverili. Ma va bene, noi abbiamo fiducia che prima o poi arriveranno anche quelle natalizie. Poi ho questa al cotone delicato e anche questa è una di quelle profumazioni che ricordano un po' il sapone, ma nel senso buono, quindi profumazione delicata di pulito anche questa. Poi c'è questa che è molto particolare perché ha la profumazione di margherita, quello proprio quel cocktail, avete presente? Ecco, questa qui. E questa è una profumazione che devo dire mi piace. È abbastanza delicata, ma con quella punta comunque di energia che insomma mi piace. Poi abbiamo questa che è finalmente una natalizia. Poi finalmente abbiamo una candela tipicamente natalizia, che questa è proprio quella alla profumazione vacanze di Natale, che è una profumazione che non vi saprei descrivere.
Diciamo che sembra un po' cioccolato bianco, non so, non ve la so imitare. Comunque, insomma, è questa ed è carina comunque. Queste sono quelle che diciamo vanno ad imitare le Yankee Candle. Le originali me le tengo per ultime. Poi questa che è tipicamente natalizia ed è alla cannella e anice stellato. Questa qui è anche rossa. Quindi ci sta bene il colore e profuma proprio di cannella. Questa è veramente molto buona. A me piace molto questa profumazione perché mi piace la cannella, mi piace anche lo zenzero, quindi sono profumazioni che a Natale mi piacciono. Poi ce n'è un'altra che è alla ciliegia e questa secondo me va bene anche a Natale perché comunque la profumazione è abbastanza intensa, è di ciliegia e anche se la ciliegia non è un frutto natalizio assolutamente, però mi ricorda un po' i Mon Cheri perché la ciliegia rossa a Natale io la associo ai Mon Cheri. Quindi secondo me anche una candela alla profumazione di ciliegia, anche se siamo a Natale, va bene. Questa è un'altra invece di primavera perché ha la profumazione fiori delicati, petali delicati. Eccola qua, è rosa, molto chiara, molto delicata, proprio una profumazione di fiori delicatissima. Poi ho questa che ha una profumazione particolare, un po' pungente, forse questa è un po' forte, almeno sentita così è un po' forte, però io l'avevo già presa qualche anno fa e mi ricordo che poi quando l'andavo ad accendere era meno forte di quello che sembrava poi sentendola semplicemente così. Quelle che vi faccio vedere adesso sono tutte sigillate perché non sono quelle che sto usando in questo momento, quindi l'unica che sto usando in questo momento è quella che vi ho fatto vedere prima. Nel bottiglino di vetro. Poi vi faccio vedere questa che è chiusa in questo modo al tappo, però questo è di plastica, quindi non potete poi usarlo per andarla ad accendere, la dovete comunque trasferire. Però questa mi piaceva perché anche questa è alla profumazione di cannella e zenzero. È un pochino più forte dell'altra, però comunque a me piace, quindi l'ho presa volentieri. Poi questa è alla profumazione biscotti delle feste. Eccola qua, biscotti delle feste. Questa è buonissima, sa proprio di biscotto. Avete presente i biscotti appena sfornati? Ecco, questa candela profuma di biscotti appena sfornati. Quindi per Natale è proprio perfetta. E poi c'è questa che si chiama Bentornati a casa, che ha una profumazione che va dal fiore alla ciliegia, quindi diciamo che ha una profumazione che può essere un misto di fiori e di ciliegie. È un po' particolare come profumazione, però comunque io la trovo molto buona. Poi questa l'ho ricomprata, l'avevo già usata, l'avevo già accesa ed effettivamente mi piace come profuma la casa. Adesso passiamo alle Yankee Candle, quelle originali. Io ho proprio una confezione tipicamente natalizia. Le tengo qui perché comunque tenendole dentro la scatola poi mi rimangono molto più ordinate. E adesso ve le faccio vedere una per una. La prima è questa, Lemongrass e Ginger è la profumazione. Questa mi piace molto, la trovo intensamente delicata, ve la descriverei così. E comunque mi piace perché comunque sa anche un po' di zenzero, quindi mi piace. Poi c'è questa che è alla ciliegia rossa, vedete che comunque, come vi dicevo, la ciliegia a Natale ci può stare perché ritorna un po' sempre, perché secondo me l'idea del Mon Cheri. Poi c'è questa che è la profumazione torta alla vaniglia, questa veramente sembra una torta alla vaniglia, è buonissima, è veramente buonissima, quindi questa è, diciamo che è la mia preferita perché davvero sa di torta alla vaniglia. Poi c'è questa che è Fluffy Towels, spero si pronunci così perché ragazzi io l'inglese non lo so, quindi sto andando proprio a caso. Comunque questa è la profumazione ed è una profumazione anche questa che andrei a definire di pulito, di sapone, cioè a me ricorda comunque queste cose ed è comunque una profumazione che in casa poi mi piace. E l'ultima che vi faccio vedere è questa qui, classica alla lavanda, perché la profumazione di lavanda comunque è molto classica, però a me piace tantissimo. Poi a me la lavanda mi ricorda la Provenza, voi sapete che io amo la Francia, in particolare il sud della Francia, perché ho tanti ricordi in quelle zone, e io la lavanda la associo comunque alla regione della Provenza. Quindi insomma mi piace tantissimo.
Ecco, queste sono tutte le mie candele. Vi ho fatto vedere sia quelle natalizie, sia quelle un po' più primaverili, quelle che si possono usare in tutte le stagioni. Io ho queste candele, quindi la mia collezione non è enorme, però comunque ne ho un discreto numero. E per il momento non penso che ne andrò a comprare delle altre perché ne ho veramente tante. Io vorrei comunque usarle, a parte quelle che vi ho fatto vedere tutte decorate, che quelle non le uso, però queste qua classiche vorrei usarle e insomma usarle per profumare la casa, quindi piano piano andrò ad accenderle. Vi dico la verità, alcune le ho comprate un po' di mesi fa, ma ho aspettato ad usarle perché volevo prima fare il video, però adesso che ho fatto il video mi sbizzarrisco e comincerò a profumare tutta la casa. Fatemi sapere nei commenti quale di queste vi piace di più, oppure quale vi piace di più in generale, anche se non ve l'ho mostrata nel video. Fatemi anche sapere se vi piacciono le candele. So che qualche mio iscritto ama le candele perché abbiamo già avuto occasione di parlare sotto ad altri video e di commentare qualcosa riferendosi alle candele profumate. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.